Martedì 5 febbraio, buonasera amiche, buonasera amici bianconeri. Come vedete dalla location sono impegnato in una mia trasferta di lavoro e lo sarò per tutta la settimana, pertanto sarò con voi quando ovviamente il tempo me lo consentirà. Ma intanto oggi arrivo per commentare tre argomenti in un unico contenuto: comunicato ufficiale, il VAR e la difesa. Prima di sviluppare tutto questo, grazie sempre per i tanti messaggi che lasciate sotto i contenuti, continuate a farlo e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube se ancora non siete iscritti, azionate la campanella delle notifiche e mettete un bel pollicione verso l'alto, sperando che questa possa essere stata una puntata di vostro gradimento e di vostra compagnia. Dunque, c'è un comunicato ufficiale che segue le dichiarazioni o le mosse, se vogliamo, del presidente Aurelio De Laurentiis, che è quello della FIFA. Voi sapete, io non ho avuto modo di commentarlo perché la settimana scorsa ero impegnato in un weekend in montagna, quindi mi ero un po' isolato ovviamente dal mondo e dal canale, perché tra l'altro mi sarebbe stato anche impossibile poter realizzare dei contenuti. Sapete che De Laurentiis ha così abbozzato la possibilità di adire alle vie legali per diciamo contrastare la possibilità che la Juve possa partecipare al mondiale per club nell'estate del 2025, asserendo che una squadra che è stata esclusa dalle competizioni europee nel corso di questa stagione per illeciti, insomma per situazioni extracalcio, ecco, non ha diritto eventualmente di scavalcare il Napoli, che invece ha partecipato alle competizioni europee, e di prenderne il posto. Bene, oggi esce il comunicato, ovviamente la solita sceneggiata, non me ne vogliono, ma in questo caso la solita sceneggiata napoletana, perché quando c'è di mezzo la Juve, il Napoli con i suoi legali si divertono molto a così infuocare l'ambiente. Ricorderete anche la richiesta di revoca dello scudetto, quello del famoso scudetto in albergo, con la possibilità di poter ottenere, di poterlo ottenere attraverso un reclamo. Vabbè, lasciamo perdere. Commentiamo invece il comunicato ufficiale della FIFA, che risponde appunto al presidente Aurelio De Laurentiis. Il comunicato ufficiale da parte della FIFA recita: la Juventus sarà qualificata in modo automatico al mondiale per club che si terrà nel 2025 se Napoli e Lazio non proseguiranno in Champions League nel corso di questo mese. Bene, questo è un comunicato ufficiale, si dice parola fine in questo caso alla querelle che aveva movimentato le ultime gli ultimi giorni, anche pre-Napoli-Juve. Credo poi sia tutto un artefatto proprio per animare e incendiare quella sfida che il Napoli ha vinto, tra l'altro. E passiamo al concetto di VAR, e ci voglio passare perché io sono uno dei fautori di questo VAR utilizzato in malo modo, e che invece di essere quello strumento che avrebbe dovuto, avrebbe dovuto eliminare, se non totalmente, gran parte degli errori commessi dagli arbitri, e credo che voi conveniate con me che doveva essere utilizzato, al di là dei discorsi che si possono fare introdotto per fermare l'egemonia della Juve, veramente per ridurre i possibili errori arbitrali. E si può disquisire sulla possibilità di utilizzo, ma siccome non siamo qui per disquisire sulla possibilità di utilizzo, cioè a chiamata, due per tempo e quant'altro, semplicemente commentiamo ciò che ci viene propinato domenicalmente in una stagione nella quale probabilmente il VAR è riuscito addirittura a peggiorare le nefandezze commesse nella passata stagione, perché anche nella partita di ieri tra Inter e Genoa, lo dico a scanso di equivoci, e chi mi segue lo sa perfettamente, dico che l'Inter è più forte della Juve, dico che l'Inter ha la rosa più forte, che è la favorita, non so da quanto tempo, per cui ho anche detto che non avrebbe bisogno di questi errori e favori arbitrali per poter essere là davanti, perché è più forte, punto. Poi c'è chi asserisce che è più forte, che non è più forte, che è là davanti per via degli errori arbitrali. Io sono convinto che l'Inter sia là davanti perché è più forte. Poi ha avuto certamente molti aiuti che le hanno snellito il percorso per essere là davanti. Questo secondo me è insindacabile, e lo è anche alla luce di quello che è avvenuto ieri, perché l'episodio con il quale viene assegnato il calcio di rigore dallo scadente, per non dire peggio, arbitro Airoldi, che ne ha combinate di tutti i colori, ma sono due gli episodi veramente clamorosi che fanno capire la scarsezza di un arbitro,
sono appunto il calcio di rigore concesso dopo aver dopo l'on-field review, essere stato a guardare le immagini 2-3 minuti, è riuscito a concedere un calcio di rigore che anche per un comune mortale che non conosce bene il regolamento del gioco del calcio non era calcio di rigore. Perché al di là del fatto che Frendrup tocca il pallone, in scivolata devia il pallone, ma supponiamo anche il caso che lui non abbia visto la deviazione del pallone, cioè Frendrup arriva in scivolata, non prende Barella, il quale calcia prima, poi nel riatterrare il giocatore entra in scivolata, atterra con i piedi sopra Frendrup e chiaramente viene portato via. Quindi già non era calcio di rigore a prescindere da quello. Lui riesce a combinare il calcio di rigore e credo, qui ci metto un attimino di dubbio, che nel momento in cui assegni il calcio di rigore, che non c'è, con Frendrup già ammonito, avresti dovuto ulteriormente procedere ad ammonizione e quindi Frendrup sarebbe dovuto essere eventualmente espulso. Quindi nello sbagliare c'è un doppio sbaglio, perché secondo il regolamento, ma secondo me, perché potrei anche magari mancare qualcosa del regolamento e sbagliare, ma mi sembra di poter dire, come è accaduto con Nonget che commette fallo da calcio di rigore su Osimhen poi viene ammonito, lo stesso sarebbe dovuto accadere per Frendrup nel momento in cui concede il calcio di rigore, è convinto che il calcio di rigore ci sia, calcio di rigore inesistente, diciamolo inesistente, quindi nefandezza ulteriore del VAR, che è diventato uno strumento talmente fallimentare per la diciamo lo scadimento, per l'imbarazzo, il decadimento della classe arbitrale attuale. Una cosa veramente allucinante che svalorizza completamente quello che era uno strumento che doveva essere inserito per ridurre gli errori arbitrali. Ma Airoldi si è dimostrato veramente un arbitro mediocre, ma molto mediocre, mi dispiace doverlo dire, ma è andato di fatto, perché il secondo errore che commette, ovvero l'ammonizione per simulazione a Lautaro Martinez, che è noto per essere un giocatore che diciamo ha una certa così è incline alla caduta, in quel caso sbatte contro l'avversario, quindi cade normalmente a seguito di un impatto, ma non reclama il calcio di rigore, anzi tende a rialzarsi immediatamente, l'arbitro ferma il gioco e lo ammonisce per simulazione, quindi veramente uno scempio per chi guarda il gioco del calcio. Quindi fallimento totale anche qui, anche nella giornata di ieri, e tra l'altro giornata di ieri che vale un ennesimo errore arbitrale a favore, in questo caso col VAR, dell'Inter, che forse non avrebbe vinto quella partita, ma non cambia nulla ai fini dello scudetto, sia chiaro, non lo dico per quello, lo dico semplicemente perché è l'ennesimo errore arbitrale a favore, anche perché mi sono permesso di rilevarlo nel mio profilo social X, e ovviamente ci sono i microcefali, perché posso definire solo microcefali coloro i quali intervengono diciamo per contrastare una cosa evidente, palese, cioè il non calcio di rigore e quindi il fallimento del VAR, per attaccare la Juve come sempre, che non c'entra assolutamente nulla in tutto quello che io avevo scritto. Detto questo, concludiamo con la difesa, perché si fa un gran parlare in questi giorni chiaramente di mercato, di uomini osservati dalla Juve. Io ne ho individuato uno per diciamo vista diretta, ma anche per referenze ottenute da chi lo segue meglio e da vicino, con maggiore attenzione, relazioni ultra positive, quelle su Riccardo Calafiori, giocatore che io ricordavo molto bene chiaramente all'epoca delle giovanili della Roma, giocare a essere fluidificante terzino sinistro, che è stato trasformato credo proprio da Thiago Motta in centrale mancino, ecco quel ruolo che con l'uscita di Alexandro alla Juve viene fondamentalmente a mancare, perché non c'è un mancino nella difesa della Juve del prossimo anno qualora la Juventus decidessi di giocare a 4. Ecco, mi sono permesso di dire, fossi in Giuntoli, io mi fionderei immediatamente a comprare Calafiori, perché è un giocatore che secondo me ha veramente molti margini di miglioramento, un giocatore tecnico, elegante, che ha capacità di impostazione, ma molto bravo anche nella fase difensiva. Mancino, quello che servirebbe alla Juve, questo non significa che si va a comprare lui perché ho in mente altre cose, semplicemente dico che questo è il giocatore che se la Juve cerca un difensore sarebbe quello da acquistare. Poi ci sono chiaramente gli interventi di coloro i quali mi vengono a dire: basta buttare soldi, bisogna prendere giocatori, basta scommesse, bisogna prendere giocatori già formati. Vorrei che fosse chiaro un punto: la Juve oggi non è nelle condizioni di poter andare a spendere per un difensore, soprattutto poi cifre esorbitanti. Già Calafiori molto probabilmente ha un valore abbastanza elevato, ma lo si può abbattere con l'inserimento di contropartite tecniche che possono essere chiaramente utili al Bologna.
Detto questo, non è detto che lo farà, ma è un giocatore attenzionato, è un giocatore che la Juve segue, fortunatamente aggiungo, perché per me è un prospetto, classe 2002, davvero dal grande futuro davanti a sé. Chiudo con il fatto che Calafiori è cresciuto e crescerà ancora, perché ha avuto la possibilità di giocare nel Bologna, eventualmente di sbagliare, cosa che alla Juve molto probabilmente non è concesso. Vedi, non c'è, perché quando si sbaglia, se si è giovani, alla Juve si viene subito massacrati. Ditemi la vostra, ci stiamo presto, come sempre, fino alla fine. Ciao!